Sacchi ha sbagliato sull'Inter. Secondo me l'Inter non vince barando. Sacchi ha sbagliato uscita. I nerazzurri stanno dentro ai paletti imposti dal settlement agreement. Dov'è il barare? Proprio alla luce di questi paletti si è mossa attraverso operazioni di mercato oculate, anche con l'ingaggio di parametri zero. Non mi risulta che accendere un prestito sia illegale, Sacchi è scivolato su una buccia di banana. Lui è sempre critico col mondo Inter. Ricordiamoci che a proposito di Simone Inzaghi diceva che non era un allenatore di spessore. Non è mai obiettivo davanti all'Inter, poteva dire le stesse cose del Milan quando era in mano ai cinesi e poi è passato a Elliott. Milan favorito sulla Roma, il Milan è leggermente favorito sulla Roma di De Rossi, non di tanto. Sono un grande estimatore del calcio di De Rossi, nel derby ha cambiato spesso modulo. I rossoneri hanno più chance per un fatto di concentrazione e di obiettivi da centrare. Il Milan deve riscattare l'uscita dalla Champions. La situazione di Pioli mi ricorda quella di Inzaghi lo scorso anno. Mentre la Roma porrà più attenzione sul campionato dove ha l'obiettivo di entrare in Champions League. Le parole di Bennacer? Ha francamente esagerato, non credo che tanti giocatori del Milan giocherebbero nel Manchester City. Forse solo Maignan, Theo Hernandez e Leo. Pioli può restare al Milan, secondo me Pioli potrebbe anche restare al Milan, direi anche all'80%. Le proprietà americane decidono anche in base ai progetti più che sui risultati. La storia di Pioli si intreccia con i movimenti dirigenziali all'interno della società. Neanche Moncada è certo di restare. Comunque ha la squadra dalla sua parte e Ibrahimovic ha capito che Pioli è ben voluto dai giocatori. Non sono sicuro che Conte andrà al Napoli, il futuro di Conte al Napoli? Non escludo un inserimento del Milan ma lo vedo marginale, il futuro di Pioli è ancora incerto. Su Conte però vedo una fuga in avanti, nel senso che non ha ancora sciolto le riserve sugli azzurri. So con certezza che l'unico ad aver detto sì al presidente De Laurentiis è Vincenzo Italiano. Fino a ieri Conte non aveva ancora detto sì al Napoli. De Laurentiis aspetterà fino ai primi di giugno poi prenderà una decisione definitiva. Anderson Juve, è fatta, Felipe Anderson è quasi fatta alla Juve. Da un paio di mesi ha in mano l'offerta da 3 milioni netti e bonus dei bianconeri, Giuntoli è fiducioso di chiudere. La Juve non si fermerà al brasiliano della Lazio sugli esterni, farà un'altra operazione. Greenwood piace molto a Giuntoli, se te lo prestano è un'operazione che puoi fare. Zaccagni ha seguito, ma credo sia più il suo agente a mettere in mezzo la Juve. I bianconeri però osservano. Ad oggi Chiesa non ha molte possibilità di partire, troveranno una soluzione ponte con un rinnovo di un anno. Vale la pena lavorarci per un'altra stagione. Sul sarà ceduto, Vlahovic resterà alla Juve mentre Milik e Kin sono in partenza. Quest'anno non c'è un grandissimo mercato degli attaccanti. Ildiz è incedibile, mentre Sule andrà via a 35-40 milioni di euro. Il problema è che la Juve per diventare autosostenibile deve fare cassa e con Sule può farlo. Sulla Juve stiamo attenti a Bremer, la clausola esiste ma può essere tolta mettendo soldi in più sull'ingaggio del giocatore. Giuntoli comunque non vuole cederlo. De Rossi dovrebbe restare a Roma, il direttore sportivo della Roma dovrebbe essere modesto. La proprietà non si esprime fino all'ultimo, come è accaduto sul caso Mourinho. Credo che vogliano arrivare a fine stagione, ma secondo me De Rossi resterà al 70-80%. Loro hanno fatto una scelta coraggiosa mettendolo al posto di Mo, ma ancora non ho certezze sulla conferma di De Rossi. Ho dei dubbi sul rinnovo di Dybala. Thuram alla Juve se non arriva Kop Miners, Kefren Thuram potrebbe venire in Italia come il fratello. Ma vedo difficile un suo arrivo in Serie A, all'Inter sicuramente no, forse neanche alla Juventus. Credo che il Milan ha già centrocampisti con quelle caratteristiche, è più probabile l'arrivo di Fofana dal Monaco che ha caratteristiche più adatte alle esigenze dei rossoneri. Forse Thuram potrebbe essere un'alternativa a Kop Miners in bianconero. Inter all'insegna della continuità, l'Inter farà un mercato meno rivoluzionario rispetto all'estate scorsa. Di fronte a eventuali offerte irrinunciabili i nerazzurri sarebbero pronti a trattare un big. Ad esempio uno come Barella che secondo me è più a rischio cessione di Thuram, Bastoni o lo stesso Lautaro Martinez.
Per l'Inter vedo una continuità per i prossimi due anni, Marotta e Inzaghi sono destinati a rimanere almeno fino al 2026.